io allora ero segretario del comitato comunale del Partito Comunista di Spilamberto. Le votazioni riguardavano due cose. Uno, l'assemblea costituente, si doveva costituire un'assemblea costituente. Poi si era da decidere repubblica o monarchia, cioè referendum. Ma il 2 giugno è una data molto importante. Si era usciti dalla guerra il 25 aprile del 45 e quindi si trattava di rimettere tutto in sesto di nuovo, il nuovo Stato che doveva sostituire quello fascista. Quindi in fondo che cosa fu? Fu un referendum anche questo fra le forze progressiste e le forze conservatrici. Confronto di merito, ecco, se era giusto avere la monarchia o se era giusto invece avere un regime repubblicano, insomma. E andò bene perché votò bene l'Italia del Nord, da Roma in su, perché da Roma in giù la monarchia aveva la maggioranza quasi dappertutto. Ah, abbiamo fatto delle grandi assemblee per salutare la vittoria. Siamo stati 2 o 3 giorni che ci aspettavano i dati nazionali, non venivano mai, e poi ci fu Pajetta che uscì fuori, dice ha vinto la Repubblica. Allora a quel punto siamo andati tutti in piazza a fare delle grandi feste popolari.